laboratorio del museo abbiamo ricreato la situazione di una cucina. Qui le persone arrivano, si siedono intorno ai tavoli, si dividono in gruppi e iniziano a scegliere alcuni degli alimenti che si trovano nel frigorifero, nella dispensa. Insieme a uno degli animatori scientifici di questo museo iniziano a indagare gli aspetti scientifici del cibo. Molte salse impazziscono perché l'olio di cui sono fatte e l'acqua non stanno insieme, ma rimangono stratificate una sopra l'altra perché non si possono legare. Eppure molte salse, come la maionese, queste due componenti, l'acqua dell'uovo e l'olio, rimangono insieme a formare una salsa della consistenza che tutti conosciamo. Possiamo iniziare preparando una normalissima maionese fatta con 2 tuorli di uova e circa 100 ml di olio. Rompiamo i tuorli, li separiamo dagli albumi e li mettiamo all'interno di una ciotola. Iniziamo a sbattere con una frusta ed aggiungere l'olio poco alla volta. Vedremo appunto che olio e acqua nell'uovo iniziano ad unirsi e la maionese diventa piano piano una salsa della densità giusta. La stessa salsa si può preparare utilizzando una sostanza che si chiama lecitina di soia. Ne mettiamo circa 30 grammi in un contenitore insieme a una stessa quantità di acqua e aspettiamo che si ammorbidisca. A questo punto, come se fosse un uovo vero e proprio, iniziamo a versare a filo circa 100 ml di olio. Alla fine quello che otteniamo dopo aver mescolato insieme gli ingredienti è proprio una salsa della densità simile a quella di una maionese. Se volete saperne di più dei tanti segreti che si nascondono dentro al vostro frigorifero, venite a trovarci al Laboratorio Alimentazione del Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Ciao Mucco Pallino! Mucco, ma che ci fai lì dentro? Ho capito! Vuoi dire che anche questa puntata è stata una cannonata! Ciao ciao!